Buongiorno amici di Motori Online, finalmente ci siamo tornati ad un salone, ci mancava oggettivamente, e cominciamo questa nostra visita del Salone di Monaco 2021 presso lo stand di Hyundai, che propone alcune cose davvero molto interessanti, soprattutto dal punto di vista del futuro, che del resto è il tema principale, portante di questo salone. Allora, cosa porta Hyundai qua a Monaco? Ma Hyundai al Salone di Monaco 2021 porta diverse cose, tra cui soprattutto la visione Progress for Humanity, che andrà a concretizzare la sostenibilità dell'azienda nei prossimi anni. Un percorso che è già iniziato, che è ormai diciamo nel cuore della sua importanza, con una gamma elettrificata che è la più ampia del mercato. Abbiamo qui diversi modelli che sono IONIQ 5, la prima elettrica Hyundai su piattaforma dedicata, un crossover che sta conquistando i consumatori grazie alla sua linea, soprattutto a un concept proprio di auto che va in una direzione proprio disruptive, molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati, tecnologia di ricarica ultra rapida, carica dei propri device attraverso l'auto, uno spazio ai vertici della categoria, ma non solo, addirittura superiore, nonché soprattutto una tecnologia interna di bordo che va davvero a strizzare l'occhio verso le nuove generazioni. Oltre a IONIQ 5, che diventerà un taxi a guida autonoma nei due prossimi anni, quindi nel 2023, abbiamo IONIQ 6, la concept, la prossima auto della famiglia IONIQ, che sarà una berlina, questa che vedete, con un'autonomia davvero notevole, superiore a quelle attuali a cui siamo abituati, con una linea molto più filante che strizza davvero l'occhio alla sportività. E infine un assaggio di quelli che saranno i prossimi modelli della famiglia IONIQ, un SUV di grandi dimensioni a partire dal 2024. Molto interessante. E ovviamente tutti i dettagli di queste nuove auto, di queste proposte, di questi concept, li trovate anche sulle pagine di Motori Online. E io però chiuderei magari parlando della visione del futuro che è Hyundai, perché ci sono diverse tecnologie che Hyundai aveva presentato anche in passato ai saloni. Pensiamo ad esempio all'idrogeno, e anche l'idrogeno è protagonista qua allo stand. Ovviamente nella gamma elettrificata Hyundai c'è anche tanto idrogeno, perché è dal 2013 che Hyundai realizza e commercializza in realtà a livello mondiale auto a cella combustibile a idrogeno. Abbiamo Nexo, che è la bandiera ecologica di Hyundai, e nello stand di Hyundai ci sono una serie di tecnologie e di applicazioni che vanno verso la realizzazione di un ecosistema a idrogeno, che se in Italia ancora non è diciamo allo stato dell'arte, a livello mondiale c'è una direzione che è ormai già ben intrapresa. L'obiettivo di Hyundai è quello di lanciare sempre più modelli ad idrogeno, ne vedremo diversi in futuro, e andiamo verso ovviamente una neutralità dalle emissioni di carbonio, con obiettivo 100% di neutralità al 2045. Tante azioni sono già in corso, i risultati li vedremo nei prossimi anni, e tanti modelli Hyundai che hanno già una grande base elettrificata, quindi dall'ibrido al full electric fino all'idrogeno, sono già in realtà e sono già su strada. Perfetto, grazie mille a Paolo Sperati di Hyundai Italia. E voi ovviamente, cari amici, rimanete sulle pagine, sui canali social di Motori Online, perché continua la nostra visita al Salone di Monaco 2021.